Eccoci, siamo tornati insieme. Si parla di Inter, questa Inter che prosegue il proprio cammino nel segno della continuità. Lo leggete anche nel nostro titolo. Dopo Lautaro tocca a Barella. Sì, Barella, effettivamente, qua dobbiamo spiegare bene la situazione. Ha ufficialmente rinnovato e Lautaro è sempre più vicino, manca veramente solo più la firma, ma l'accordo ormai lo sappiamo, no? Erano state dette una serie di cifre a salire, no? 12 milioni, 14 milioni che avevano spaventato tantissimo i tifosi, poi alla fine si è chiuso a 9. Detto questo, Becca, tu sei tranquillo perché adesso la tua Inter viaggia verso appunto la continuità. Sembra anche che No, non Inzaghi, minacciarmi con quella mano lì. sembra anche che Inzaghi debba firmare. Oggi il suo procuratore Tullio Tullio Tinti. Tinti era in sede. Tu ne sai qualcosa? Tutto? No, niente, non so niente. No, credo che ha fatto un lavoro straordinario negli ultimi anni, perché anche lo zoccolo duro, tutto il gruppo lì, in una difficoltà che il presidente non era mai presente, quindi Assolutamente. riuscire a prendere tanti parametri zero e riuscire a centrare degli obiettivi importanti, quindi chapeau. Però credo che ci sia in atto con l'avvento del nuovo fondo anche un po' di situazioni che vanno messe a posto. Però Tipo, questo, dimmi quali però. nel senso che quando arriva un gruppo nuovo, mette sempre un po' la parte tecnica, secondo me, è a posto, perché è stato riconfermato appunto con Marotta presidente. E poi dopo qualcuno, io dico dall'esterno, carta bianca, però quando c'è i cambiamenti bisogna sempre stare un po' attenti su chi va là. A livello di soldi, di continuità e di modo di lavorare, quello non si va tranquillo, Impeccabili. E impeccabile. beh, era proprio quello che ci diceva prima, paragonando invece, il Milan all'Inter, Massimo Brambati e Max. A tal proposito, in chiave Inter, il mercato è un po' bloccato da Arnautovic, Sanchez e Correa che bloccano gli acquisti. Come lo vedi il mercato dell'Inter? Soprattutto appunto se sai qualcosa in merito al rinnovo di Inzaghi, ovviamente si raggiungerà, come dicevo oggi, il procuratore oggi era in sede. Ma l'Inter parte da Ma che c'è un'ossatura fatto? di squadra che ha vinto il campionato, quindi è una squadra già fatta, sono stati fatti degli innesti già presi a suo tempo a parametro zero, che sono Zielinski e Taremi, quindi tutto il resto secondo me può arrivare strada facendo, così come può arrivare strada facendo anche il contratto di Lautaro, che onestamente non è ancora stato siglato. Esatto, sì. Dicono che sarà siglato dopo la Coppa America, però sicuramente questo è uno step importante, perché il giocatore rappresenta, diciamo così, un qualcosa di importante non solo dal punto di vista tecnico, ma credo anche dal punto di vista della figura che rappresenta proprio per la società, per i tifosi, eccetera, eccetera. Certo. E quindi parte sicuramente come la squadra favorita, però sai, c'è una proprietà nuova, ci saranno sicuramente delle situazioni da lubrificare dal punto di vista, credo, anche dei rapporti, perché quando hai a che fare con una società nuova sicuramente hai del lavoro nuovo da svolgere, però io credo che andato via Zhang, è andato via anche chi probabilmente non portava la serenità giusta a tutto l'ambiente. Certo, assolutamente. E come dicevi bene, gli acquisti sono stati già fatti, no? Strada facendo, tant'è che la nostra grafica del 3-5-2 dell'Inter, vedete, popolata da pochi nomi in giallo, come diciamo di consuetudine. Quindi, direttore, si parla sì di Gudmundsson, di Ndoye, poi forse di un sostituto di Sommer, però bene o male la squadra è questa, no? 3-5-2. Cosa manca all'Inter Capisco. per te per fare un ulteriore passo in avanti per la prossima stagione? Perché le società che potrebbero essere quelle che sostanzialmente competono con l'Inter,
cambiano tutti allenatore. Milan ha cambiato allenatore, la Juventus ha cambiato allenatore, il Napoli ha cambiato allenatore. Sono le squadre che poi alla fine competeranno con l'Inter per il campionato. E siccome cambiando allenatore si cambia il sistema, si cambiano i giocatori, questo fa pensare che l'Inter parte favorita, grande favorita già fin dall'inizio, proprio oltretutto per essere una squadra che ha dimostrato di saper essere squadra in tutti i sensi, e poi perché per effetto dei cambi che le rivali possono avere e difficoltà che possono avere durante il cammino, tenendo presente poi che l'Inter non è vero che non ha comprato nessuno, l'Inter ha Zielinski, l'Inter ha praticamente preso Taremi, quindi i giocatori... Sì, sì. Già fatti, certo, erano i nomi, scusami direttore, erano i nomi azzurri, sì sì. E non ha bisogno assolutamente di comprare, strada facendo vedrà quello che deve essere fatto, ma è un po' come quando eravamo alla Juventus e noi, che cambiavamo un giocatore o due all'anno per dare quell'incremento di praticamente di voglia di vincere, se magari fosse mancata per effetto proprio della continuità a vincere, perché certe volte quando si vince continuamente si va praticamente in affanno a poter continuare. Allora, per dare stimoli nuovi si cambia qualche giocatore. L'Inter ha fatto anche questo, ha preso Taremi e sollecita gli attaccanti e ha preso Zielinski, che sostanzialmente è uno dei migliori centrocampisti che va a Napoli. Parola d'ordine, insomma, Giacomo Ferri, continuità, quella che caratterizza l'Inter del prossimo anno. E poi, scusa, non ultimo, l'Inter, e questo mi dimenticavo, ma è una dimenticanza grave, ha i migliori dirigenti calcistici che sono in Italia adesso, non solo in Italia, perché è vero che Beppe Marotta è stato fatto presidente, ma è sempre l'uomo cardine di un qualcosa che rappresenta la parte sportiva, e poi c'è Piero Ausilio che li va preso, quindi voglio dire, oltre ad avere una squadra già fatta, ci hanno anche gli uomini migliori a dirigere questa squadra. Come dicevo, no Giacomo, continuità è la parola d'ordine in questo momento in casa nerazzurra, due gli acquisti già portati a casa, quelli appunto azzurri nella nostra grafica, in giallo vediamo pochi innesti, perché l'Inter si è costruita pian pianino e ha mantenuto, no? Al contrario di tante altre squadre che invece hanno ceduto magari dei pezzi importanti. Eccolo qua, questo 3-5-2. No, ma io credo che la cosa fondamentale è la capacità di questa società di organizzarsi. Negli anni l'ha dimostrata, è migliorata anno dopo anno, oltre a Inzaghi, che certo, secondo me è migliorato tantissimo, ma parlando di squadra, perché Giacomo, tu mi stai facendo vedere la grafica. Giacomo, scusa. Allora, prendi Inzaghi, qui ha la dimensione di una società che è forte. Quando Inzaghi ha perso il campionato perdendo a Bologna, c'era un coro di gente che diceva mandatelo via. È vero. I 70.000 dello stadio di quest'anno che applaudivano l'Inter, come minimo ce n'erano 30-40.000 che volevano mandare via qualche anno fa Inzaghi. Vero. La società ha tenuto botta, ha tenuto Inzaghi e adesso ne ha i benefici. Sì, sì, quindi la chiave un po' poi è perseverare, no? No, ma io stavo dicendo che la forza è della società, che poi adesso stava dicendo Luciano, ma è proprio Luciano, due settimane fa, che eravamo in trasmissione assieme, gli hanno chiesto come operava lui, sì, quando era alla Juventus, e mi sembra di aver capito che lui ha risposto: noi già a febbraio, massimo marzo, avevamo già individuato i punti delicati. E questo, certo, secondo me l'ha fatto l'Inter quest'anno, perché comunque è andata a prendere due giocatori tra Taremi e Zielinski, che poi andranno ad ampliare la rosa. Però i due punti cardine li avevano già acquistati prima. Ecco perché mi è venuto in mente quello che ha detto Luciano due settimane fa, credo, che eravamo in trasmissione. Allora, a me dà l'idea, dato che non ho mai fatto il dirigente, di andare a acquistare giocatori. Ho fatto il dirigente, ma non facevo l'acquisto dei giocatori. Il discorso è, mi dà l'idea che comunque questa società ha dimostrato negli anni di saperci fare, è cresciuta a 360 gradi. Posso farti una domanda? Tu che tuo fratello che lavora lì, quindi,
Quanto è cresciuto Ausilio di fianco a Marotta? Cioè, quanto, che sensazione ha tuo fratello che delle due personalità all'interno della squadra, visto che ne parliamo come c'è oggi anche, quasi anche, lo stesso. C'è anche Baccin. Non c'è sì, solo... no, ma io credo che lì sono ne ha tratto beneficio tutti e quanti, perché comunque tra Marotta, Baccin, Ausilio, parlo di loro tre, io credo che si completano, perché e questa è una squadra. Perché prima parlavamo delle squadre e dei giocatori, se manca il centrocampo, c'è l'attacco, c'è la difesa, manca il centrocampo, manca qualcosa. Ancora, io non voglio sempre ritornare, prima Moggi si parlava di lui, Giraudo e Bettega, e poi c'era la famiglia Agnelli, c'erano altri componenti. Però, e vale la stessa cosa di Baccin, Ausilio e Marotta. In tre, dal mio punto di vista, sono tutti e tre bravi, ma assieme diventano ancora più bravi. Questo è il mio pensiero. Hanno trovato l'equilibrio perfetto, Fabio Verga, per concludere? Probabilmente sì, poi l'equilibrio come perfetto. Come probabilmente ha vinto? Sì, però noi stiamo parlando della futura. Quindi bisogna attenzione. Scusa, sta attento cosa rispondi, Fabio. Bisogna vedere i risultati. In questo momento sì. Dai che dobbiamo chiudere. Adesso per mettere la ciliegina sulla torta, l'Inter manca soltanto... cioè, trovare la quarta punta, sì. Perché rispetto all'anno scorso già sono cresciuti, perché ne hanno tre affidabili. Un eventuale Gudmundsson, quindi, dici? L'eventuale Gudmundsson o comunque la quarta punta, e poi volendo andare a cercare il pelo nell'uovo, un difensore centrale da inserire, perché De Vrij e Acerbi hanno tutte e due ma un quello certo considera numero. Nessuno Darmian come difensore, ragazzi, cioè che Darmian è... Ecco, ma Darmian è un altro che ha la carta d'identità, Fabio, non dalla sua Fabio, parte. Quindi Fabio, magari quest'anno, anche sull'esterno Fabio, da quella quest'anno parte, ha sfruttato, perdona, devi trovare qualcuno. No, Carlos Augusto l'ha sfruttato anche a centrale, ha giocato il campionato pazzesco anche da centrale. Però voglio dire, se l'Inter vuole fare il salto di qualità e competere anche in Europa, a mio parere gli mancano la quarta punta, un difensore centrale più giovane da far crescere dietro Acerbi e De Vrij, e un esterno destro che possa sostituire Dumfries. E così concludiamo.